periodo particolare, sì. Si parlava sempre di questo Besina, questo Rovinud. Tutte le prime pagine. In un certo senso così, ci ha appassionato. Era una bella avventura. Io l'ho considerato sempre un film western. Il vero western italiano. Cioè, un po' tutti i miei film hanno un sapore western. Io ho fatto tutta la mia filmografia ispirata alla Sardegna. Sì. Anche il secondo film che ho fatto con Corrado Pane, Renzo Montagnani, eccetera, Il Dove con il Corvi d'Argento, è un altro western, secondo me. Il classico western italiano, secondo me, è più il mio film che qualsiasi altro. Lasciando perdere il teso, il grande leone, una domanda mia che poi dobbiamo andare, sì, perché una domanda mia rapida che poi ti farà probabilmente un baldo in pubblico. Il tuo film già in un periodo in cui il colore era fondamentale, ecco, vabbè, magari la tua scelta era una scelta, vabbè, no, perché non una scelta economica, no, il fatto è non avevamo un soldo. Per fare un film ho costituito una cooperativa, sì, sì, e avevo un grande amico, Iasiello, della Microstampa di Roma, che era un grandissimo amico, che ha uno stabilimento di sviluppo e stampa, e ha detto: Piero, tu il film lo devi fare, ti do la pellicola, ti do lo sviluppo, ti do la stampa, mi paghi quando puoi. Comunque l'avresti fatto in bianco e nero, però io devo ringraziare Iasiello della Microstampa, che mi ha dato tutto il materiale. Ci diamo del tuo posto, sì, sì. Diciamo, questa cosa te la chiederò quando invito del film, è il bianco e nero, l'essenzialità del giusto del come attacco, insomma, per è stata un'avventura stupenda perché l'abbiamo fatto in 7 persone. C'era uno dei grandi della fotografia, che poi è diventato Gio D'Amato, che ha fatto tutto il film a mano. Avevamo solo una macchina, un Arriflex e 3 obiettivi. Non abbiamo quasi una volta solo vuol dire che il colore sarebbe stato distinto. Avevo letto che cioè oggi c'è un articolo su Uno in cui dicono: siccome Barbagia di Lizzani è uscito in contemporanea, oltretutto con la star proprio da western, era Terence Hill, alla fine dicono che via tra virgolette ha mangiato la scena perché più usava il colore. Questa è una delle tante sul piano commerciale, anche se poi Barbagia è un'altra cosa. Io vengo dalla fotografia, e per me il bianco nero rimane bianco nero, e non solo, ma anche col colore vado sempre alla ricerca di un cromatismo particolare che, insomma, non mi piace fare bellezze urbane, insomma. Vi chiedo di interrompere.